Buonasera a tutti i partecipanti di questo webinar. Io sono Pietro Arricciati da AFX Capital, Super Trading Online, e sono qui per presentare il corso di questa sera, il webinar con Alessandro Busnelli di TradingMilano.it sul trading intraday con le Busnelli Lines, indicatori creati appunto direttamente da Alessandro Busnelli. Chiedo a tutti i partecipanti, nel caso ci fossero domande, se ci sono problemi con l'audio o con la visualizzazione delle slide, di utilizzare la chat per interagire direttamente con i relatori e per approfondire eventualmente gli argomenti che vedremo nel corso della prossima ora. Passerei la parola direttamente ad Alessandro, il nostro relatore, dottor Buselli, per iniziare direttamente con la lezione e con la parte, insomma, più operativa. Alessandro, mi senti? Alessandro, ci sei? Sì, adesso ti sentiamo, c'erano dei problemi con l'audio. Ho sbagliato io una cosa. Ah, va bene, partiamo allora con la lezione. Allora, buonasera a tutti, sono Alessandro Busnelli, sono un consulente finanziario indipendente e faccio trading ormai da 8-9 anni. Oggi vedremo un attimino come vedremo una presentazione del mio metodo, le mie linee. Innanzitutto vi faccio vedere solo un attimo il mio sito che è tradingmilano.it, che è un sito basato sulla formazione. Qui potete, sulla sinistra potete vedere i webinar gratuiti che faccio con i vari broker e qui potete vedere anche il mio curriculum vitae, i corsi che tengo, quindi corso base, corso di trading su azioni di certificati valute, che è un corso di medio periodo, su breve medio periodo. Il corso di trading intraday scalping invece è quello che in pratica parla delle mie linee, che è quello che andremo a vedere oggi, in maniera ovviamente molto più approfondita nel corso perché dura 2 giorni, in cui comunque ve lo dico già da adesso, io in pratica faccio operazioni dal vivo, vediamo tutte e 2 giornate di trading vere e proprie e anche un po' tutti quelli che sono. Anche tutti i vari momenti della giornata, quindi quando escono i dati, quindi ci sono magari degli accorgimenti particolari da tenere, quando ci sono dei gap, insomma una serie di cose così. Inoltre, qui potete vedere anche una breve presentazione appunto di come sono arrivato a questo metodo e segnali operativi per chi fosse interessato a ricevere dei segnali soprattutto su azioni italiane, americane, tedesche. Questo è un servizio di segnali operativi e invece per quanto riguarda la consulenza, potete andare a vedere il sito www.consulentefinanziariomilano.it, che invece questo è il mio sito dedicato a chi ha comunque un capitale di una certa consistenza e si sta parlando di 100-250 mila euro perlomeno quindi con consulenza anche su obbligazioni oltre che su azioni, su future. Scusate che sono un po' raffreddato. Adesso iniziamo con il discorso di oggi. Allora, innanzitutto una brevissima introduzione prima di passare a vedere esattamente il mio metodo è questo. Quello che vi voglio dire è uno si deve costruire un suo metodo. Fondamentalmente, che poi dopo riesca addirittura a creare un indicatore o comunque delle linee particolari come ce l'ho fatta io, ancora di più, ma comunque chiunque fa trading ad un certo punto deve crearsi un suo metodo, deve imparare tante cose per poi arrivare a crearsi un proprio metodo. Io come ci sono arrivato al mio? Innanzitutto sono partito lavorando su quelle che sono le cose più. Forse le prime cose che poi uno va a studiare quando fa analisi tecniche sono le medie mobili. Lavoravo sulle azioni con le medie mobili. Il problema delle medie mobili che cos'è? Che comunque sia l'entrata sia l'uscita, entri comunque 10 sempre in ritardo. Ad un certo punto, poi cosa è successo? Ho provato a fare scalping.
scalping vero e proprio, quindi guadagnare 1 o 2 tick su ogni operazione, vuol dire fare anche 100-200 operazioni al giorno. I risultati erano anche buoni, ma il problema è comunque un grossissimo dispendio di energie, nel senso di proprio di attenzione, tantissimo tempo. Comunque uno stress veramente grosso. Tra l'altro, il problema cos'è stato? Che sono sopraggiunte anche i software, le cosiddette macchinette, gli high frequency training, chiamate un po' come volete, e che praticamente hanno praticamente distrutto gli scalper, li hanno distrutti perché comunque fare scalping vuol dire essere più veloce, essere più veloce degli altri fondamentalmente, riuscire a guadagnare quei pochi tick, essere più veloce a mettersi prima nel buco e guadagnare quei pochi tick. Ora, essere più veloce di una macchina, di uso dei software creati apposta di broker, diventa comunque una cosa molto impegnativa. Quindi, in pratica, quello che vi posso dire è che anche tutti quelli che erano dei bravi scalper, che guadagnavano costantemente tutti i giorni, hanno avuto delle grosse difficoltà negli ultimi anni. Quindi, ho deciso quindi di passare a un metodo di trading intraday che fosse comunque più accessibile, ovvero fare, diciamo, dalle 5, 10, 15 operazioni al giorno, e quindi essere un pochettino più semplice da seguire, più semplice da poter fare tutti i giorni. Innanzitutto mi sono concentrato sul trovare quelli che erano i livelli chiave della giornata, quindi quali erano i punti da cui il prezzo poi partiva e faceva dei movimenti significativi. Quindi, ad esempio, tanto per darvi un esempio, potevano essere massimi e minimi della giornata, massimi e minimi del giorno precedente, oppure delle congestioni. Oppure quando si creano delle trading range. Tutti questi ovviamente sono livelli importanti. Il problema che cos'era? Il metodo funzionava, ma anche qua c'erano troppi falsi segnali e comunque, continuando a fare questo metodo, mi sono anche accorto di alcune ricorrenze, soprattutto questo, non tanto sulle azioni, ma soprattutto guardando gli indici e anche le valute. Mi riferisco in particolare all'S&P 500 e al Nasdaq per quanto riguarda gli americani, al nostro FTSE MIB e al DAX. Per quanto riguarda le valute, l'euro-dollaro, l'euro-yen e il dollaro-yen. Non a caso sono comunque, lasciamo stare il FTSE MIB che è il nostro indice, sono comunque gli strumenti più trattati. Quindi sono gli strumenti su cui passa più liquidità e sono gli strumenti quindi più utilizzati dai grossi operatori e quindi quello che io ho notato è che sono gli strumenti che questi grossi operatori probabilmente cercano in ogni modo di controllare il più possibile per poter cosa? Per poter creare dei punti su cui loro possono operare e quindi su cui loro possono speculare, possono accumulare, distribuire e speculare. Questo perché? Perché fondamentalmente quello che vi sto dicendo cos'è? Noi dobbiamo trovare i punti dove i grossi operatori, quando mi dico grossi operatori, parlo di broker, grosse banche d'affari, fondi comuni, o ancora di più i software creati da queste banche, quindi trading system, dove questi software continuano a comprare, da questo punto continuano a comprare, quindi fanno salire il prezzo, oppure continuano a vendere, quindi fanno scendere il prezzo, fino a quando poi raggiunge un altro punto dove loro iniziano a chiudere le operazioni che hanno iniziato precedentemente e inizia l'operazione inversa. In pratica si ritrova una linea come supporto, trovano un livello, da lì iniziano gli acquisti, quello è per loro il supporto, il prezzo viene portato su, loro continuano ad acquistare, acquistare, portando sul prezzo. Ovviamente quando sono arrivati ad un certo punto, i primi contratti che hanno acquistato ovviamente avranno un grosso utile, lì iniziano a vendere, a distribuire. E pian pianino il prezzo scenderà, quindi lì non solo iniziano a vendere i contratti che avevano precedentemente acquistato, ma iniziano anche ad andare short e quindi a iniziare a guadagnare anche sullo short. Quindi hanno creato un supporto, hanno creato una resistenza, ritorneranno sul supporto per poi magari ritornare sulla resistenza. Ad un certo punto il prezzo romperà uno di questi livelli fondamentali, questi livelli chiave, e si creerà un nuovo supporto, una nuova resistenza. Ma comunque quello che loro cercano di fare, e se ci pensate bene, è quello che chiunque
cercherebbe di fare se avesse un grosso capitale, ma quando dico grosso intendo veramente grosso, se fosse estremamente capitalizzato, avesse milioni e milioni di euro o di dollari, sarebbe quello di trovare dei punti da cui continuare a fare acquisti o continuare a fare vendite per cercare di spingere il prezzo da una parte o dall'altra e comunque guadagnare sui contratti che aveva precedentemente acquistato. Quindi quello che vi dicevo, sono arrivato e quindi quello che volevo dire è, il metodo si basa su questo principio: uno, che il mercato è fondamentalmente controllato al millennio, il che non vuol dire manipolato. Manipolato vuol dire che io cerco anche di farti perdere per poter guadagnare io. Quello che vi dico non è questo, quello che però sono convinto, sono estremamente convinto che sia controllato, ovvero che chi ha la possibilità di farlo, quindi chi ha grossi capitali, ha la possibilità di controllare i movimenti dei prezzi e quindi cerca di muoverli nel modo tale che lui guadagni il più possibile. Se noi riusciamo a vedere i movimenti che loro fanno fare al prezzo e noi ci accodiamo, facciamo la stessa cosa, ovviamente avremo un grosso vantaggio. Altra cosa, il secondo punto, il secondo principio su cui si basa questo metodo è il fatto che ogni strumento si può dire che ha un suo ritmo, diciamo, ha dei movimenti che si ripetono abbastanza costantemente, di ampiezza costante, perché comunque ogni strumento ha una certa volatilità e quindi sono dei movimenti che sono determinati anche dalla volatilità implicita che ogni strumento ha. Chiaro che una cosa è lavorare con, qui parlo ad esempio di future. Ovviamente no, questo vale anche per il CFD, ma il future è un contratto standard dove il contratto future del DAX è molto più grande del contratto future del FTSE MIB o del Nasdaq, quindi anche questo crea delle conseguenze. Ok, quindi partiamo con il discorso con la presentazione. Quindi, se sentite questo rumore, scusatemi, ma non è stato staccato il telefono, è dell'altra parte, quindi continuiamo. Allora, a questo metodo sono arrivato studiando per anni grafici a 1,5 minuti del prezzo sugli indici. Quindi, ho trovato i livelli chiave di questi indici e di queste valute e ho trovato soprattutto le ampiezze che si ripetono costantemente. 1 o 5 minuti, perché sopra i 5 minuti diventa difficile individuare questi livelli. Ogni strumento ha una sua ampiezza in particolare, quello che io comunque chiamo anche il ritmo di questo strumento. E adesso vediamo come in questo modo siamo riusciti a ingabbiare perfettamente i movimenti che fanno costantemente tutti i giorni questi strumenti. Perché queste linee sono importanti? Qual è il vantaggio che danno? Innanzitutto, con queste linee riusciamo a trovare gli obiettivi del movimento. Una volta che il prezzo rompe un certo livello importante, noi sapremo dove molto probabilmente dove mettere il nostro target, perché là, quando avrà raggiunto quell'altro livello, noi sapremo che lì probabilmente il prezzo inizierà a tornare indietro. Non solo, lì noi potremo anche invertire la posizione, lì sarà un punto di inversione. Quindi noi avremmo trovato il posto migliore dove mettere il profit, il nostro take profit, dove fare profitto, e dove invece appunto entrare con un'altra posizione contraria. Inoltre si riescono anche ad evitare diciamo quelle che vengono chiamate, abbiamo chiamato trappole, diciamo che a volte ci sono dei falsi segnali che possono essere evitati grazie appunto a queste linee. Andiamo a vedere. In questo caso partiamo da una congestione, in questo caso stiamo parlando dell'S&P 500. Quando il prezzo rompe la congestione, quasi il libro di analisi tecnica vi dice seguite la rottura, il breakout di questa congestione. In pratica c'è stata una compressione di volatilità, a un certo punto quando rompe o sopra o sotto il prezzo è probabile che parta. Bene, è quello che succede. Rompe e rialzo. Io mi aspetto che quando questo, che saranno i livelli chiave di partenza prima dell'apertura dell'America, mi aspetto che l'S&P 500 farà 5 punti, perché questa è l'ampiezza che solitamente fa l'S&P 500 quando si muove. E infatti, quando poi rompe da 1316,25, il prezzo raggiunge i 1320,1321,25. Fa una.
piccola sbavatura, ma in effetti da lì il prezzo poi torna indietro. Quando il prezzo rompe ancora 1321,25, che sarà il nuovo livello di chiave, fa esattamente altri 5 punti, da 1321,25 raggiunge 1326,25. Torna indietro, ritorna sul precedente livello e poi torna ancora su. Quindi, voi potete vedere che se noi entravamo qua, noi sapevamo perfettamente che ci siamo messi, avremmo chiuso la posizione qua, non l'avremmo chiusa qua, e non avremmo aspettato neanche magari di chiuderla qui, perché il prezzo non ci sarebbe, difficilmente ci sarebbe arrivato. L'avremmo chiusa nel punto migliore, potevamo andare short, potevamo beccarci ancora una parte di questa discesa. Forse non saremmo arrivati a target se avevamo messo un target proprio molto basso, ma comunque almeno metà target avevamo potuto prendere. Alla rottura di questo nuovo livello avremmo potuto ancora entrare long, chiuderci qui, al di sopra ancora di altri 5 punti, metterci short qui, chiudere l'operazione qui, metterci long qui e chiudere l'operazione qui. È chiaro che poi prima o poi il prezzo poi romperà queste linee, non funzioneranno sempre all'infinito. Queste linee ad un certo punto trasleranno e quindi poi probabilmente potrebbe essere che la nuova linea partirà qua e poi ci sarà un'altra linea sotto qua. Qui sono segnati quali potevano essere i guadagni generi con un future. Ovviamente la stessa identica cosa vale per i CFD, ovviamente il future è un contratto standard e quindi ha dei livelli ben precisi, in questo caso 5 punti corrispondono a 20 tick, 20 tick sulla, ogni tick sull'S&P 500 sono 12,5 dollari, quindi sono praticamente ogni volta che c'è questa ampiezza, questo movimento, sono 250 dollari di escursione. Ovviamente il consiglio è all'inizio, per imparare, utilizzare i CFD, che essendo strumenti comunque con un controvalore molto più basso, vi danno la possibilità di allenarvi. E poi quando sarete diventati più bravi, a quel punto potrete anche passare magari ai future, che invece sono dei contratti molto più grandi. Andiamo a vedere un altro esempio. Anche in questo caso il punto di inizio è una congestione da cui il prezzo rompe a ribasso. Mi aspetto che faccia 5 punti e in effetti 5 punti li fa, ma non si ferma, il prezzo continua, ne fa altri 5 in giù, però guarda caso, dopo che ha fatto 5 e 5 punti, ovvero 20 tick, altri 20 tick, a questo punto li rimbalza in maniera perfetta. Non solo, il prezzo ritorna sul precedente livello, ritorna poi ancora sul livello ancora minimo e poi ritorna su. Quindi anche in questo caso si sarebbero potute fare delle operazioni perfette. Anche qua rompe e ne fa altri 5 punti all'insù. Quindi anche in questo caso sarebbe potuto fare un'operazione perfetta in discesa. Qui avremmo fatto un take profit perfetto. Però, e qui saremmo entrati anche long e saremmo stati stoppati. Perché qui mi aspetto che il prezzo rimbalzi e torni su, saranno distoppati, ma girando la posizione abbiamo fatto un'altra discesa di 5 punti. Qui ci aspettiamo ancora di più che qua, ci aspettiamo che il prezzo rimbalzerà in su di 5 punti, visto che ha già fatto 5 di 5, 10. Quindi qui fa esattamente 5 punti, arriva sulla resistenza, rimbalza in maniera quasi perfetta, ritorna sul supporto, rimbalza e ritorna ancora su. Quando rompe il livello di 1320,5 fa praticamente altri 5 punti all'insù e qui rimbalza e torna giù. Anche in questo caso, fondamentalmente, una volta individuati i due livelli chiave, che erano praticamente il livello di rottura della congestione, si sarebbero potute impostare tutte le operazioni perfette di tutta la mattinata. 1, 2, 3, 4, 5 e poi 6, 7. Guardo se ci sono delle domande. Io non vedo niente, No, però. non confermo, non ci sono domande al momento, come ripeto, nel caso insomma ci fossero dei dubbi, si volesse approfondire qualche passaggio in particolare, utilizzate pure la chat per fare i vostri quesiti. Ok. Adesso invece passiamo a far vedere degli esempi che invece riguardano non l'S&P 500 ma il nostro
funzioni del nostro indice. In questo caso le espulsioni sono di 100 punti. Quindi, in questo caso il nostro punto di livello chiave è stato il minimo della giornata. Vedete che anche in questo caso è stato diverso, mentre nei due precedenti esempi era stata la congestione, una volta la congestione prima dell'apertura dell'America, una volta invece era stata l'apertura dell'America, era stata la congestione che è durata tutta la notte. In questo caso invece il livello chiave di poi, praticamente di tutta la giornata, o comunque di gran parte della giornata, sarà invece il minimo della mattinata. Chiaro che questo è uno, fondamentalmente, è uno dei. È la cosa, una volta che voi sapete quali sono le ampiezze di movimento di quei strumenti, queste ve le dico io, ogni strumento ha una sua ampiezza diversa, il grosso problema è individuare il livello chiave da cui partono questi movimenti. Quindi in questo caso il minimo della mattinata, 13.007, arriva fino a 13.008, ritorna giù a 13.007, in pratica fa un doppio minimo. Ritorna a 13.008, in questo caso si sarebbero potute fare tutte queste operazioni perfette. Quindi, short qui, long qui. Qui, una volta che il livello invece che viene rotto, quindi mi aspetto che faccia 300 punti a rialzo. Quindi che arriva a 13.900, in realtà il prezzo non ci arriva in maniera perfetta a 13.900, però ritorno giù, testa ancora perfettamente 13.800 e ritorno a 13.900. Qui il prezzo si ferma, crea proprio una connessione strettissima e poi la forza per rompere ancora e fa altri 100 punti a misura. Il FTSE MIB è comunque un contratto ancora più pesante dell'S&P 500 come controvalore il FTSE MIB intero. Si sta parlando, ad esempio, sì, anche in questo caso sono 100 punti che corrispondono casualmente anche qua a 20 tick, ma ogni tick sono 25 euro, quindi 25 euro sono comunque 25 euro per 20 tick, alla fine ogni movimento in pratica sono 500 euro. Ultimo esempio. Anche in questo caso il punto di livello chiave è il minimo. In realtà non è il minimo della mattinata, ma è proprio il minimo che si crea all'inizio, alla subito all'apertura. Il prezzo arriva fino qua, torna su, mi aspetto una volta che sono qua, già mi aspetto che il prezzo potrà salire per fare i famosi 100 punti. Quindi se il prezzo qua era 15.008, mi aspetto che il prezzo arriverà fino a 15.900. E già a 15.900 il grosso vantaggio che cos'è? Che io già lì posso andare short, quando ancora non ci sono altri segnali che mi dicono di andare short. Io già qui posso aspettarmi che ci sarà una discesa. E in effetti è quello che comunque bisognerebbe fare, ed è quello che succede. Il prezzo qui non si muove in maniera precisa, ma una volta che poi prende ancora come punto di riferimento il precedente minimo, che era il livello chiave di partenza, fa 100 punti all'ingiù, ne fa altri 100 punti all'ingiù, qui rimbalza, fa un doppio minimo, e qui fa altri 100 punti all'insù, e poi, guarda caso, va ancora a riprendere i precedenti livelli chiave, che sono altri 100 punti sopra, e poi ne fa altri 100 punti sopra. Ora, questa è la giornata perfetta. Perché tranne qua che forse sarebbe potuto prendersi uno stop, tutto il resto fondamentalmente è una giornata praticamente ideale, perché comunque il prezzo si è sempre mosso di 100 punti, sempre in trading range, in discesa, in ulteriore discesa, e poi quando è risalito ha sempre fatto i movimenti di 100 punti. Quindi. Però anche se non sono le giornate, non sono così perfette, andremo a vedere come anche oggi questi movimenti si sono verificati ancora in maniera molto significativa. Prima di andare a vedere che cosa è successo oggi, quello che vi volevo segnalare era questo. A volte si possono evitare degli errori grazie a questi movimenti. Perché?
Penso che molti di voi, comunque se chi segue un certo tipo di trading, non basato sugli indicatori, ma basato su appunto i livelli importanti della giornata, comunque i breakout, i rimbalzi, i trading range, cose di questo tipo, qui chiunque avrebbe visto che si sarebbe creato un trading range, minimo, massimo, si è ritrovato sul precedente minimo, si è ritrovato sul precedente massimo, e quindi qua ci stava una linea. Ora, qui, una volta che voi avete tracciato questa linea, o vi mettete short, qui andate short, oppure, o anche vi mettete short, e ad un certo punto se la rompe, però dovete andare long, perché vuol dire che il prezzo ha rotto la trading range e qui farà un breakout e partirà lì in su. Il problema è che in realtà il prezzo non aveva fatto il suo famoso movimento di, in questo caso, i 5 punti dell'S&P 500. Quindi vi mancava in realtà un altro pezzettino per fare 100 punti. Il vero livello di resistenza non erano queste, ma era questo. Quindi voi, se voi foste andati long, in realtà vi sareste presi con lo stop. Perché se qua voi fate intraday, qua voi entrate subito long alla rottura, qui a 1320,25, 1320,5, entrate subito long, perché non è che volete aspettare tanto. Però dovete anche mettere uno stop, se, a meno che ovviamente avete messo uno stop molto largo, qui qua, ma se vi avete messo uno stop abbastanza stretto, qui voi siete restati chiusi. In realtà non era quello il livello chiave per poter andare long, il livello chiave per poter andare long era questo, cioè erano i famosi 5 punti. E in effetti qua poi dopo sarebbe stato corretto. E questo ve lo dico. Visto che io utilizzo questo metodo ormai da un po' di anni, vi dico che vince di più, vincono questi movimenti, il famoso discorso dei 5 punti e dei 100 punti, rispetto invece a questi, che sono invece i massimi e i minimi, magari relativi, che si creano durante la giornata. Hanno la predominanza questi. Perché? Perché la realtà dei fatti è che comunque il software, magari, cioè fino a, il software è impostato fino a. Che funzioni quel livello, quindi comunque qua lo sente. Poi quando rompe questo livello, allora sì che può, il prezzo può raggiungere un altro livello, ma fino a quando non lo rompe, fino a quando non raggiunge il livello funziona, quindi c'è, lo sente. E questo è un altro esempio di questo, di quello che dicevamo, anche in questo caso crea un massimo, torna giù, crea un altro massimo, qui praticamente fa anche una shooting star per chi comunque guarda il discorso delle candele, le figure delle candele, si può vedere che questo era un livello comunque di short, la realtà dei fatti è che lui, una volta che ha raggiunto il massimo precedente, si crea una shooting star, questo è un livello in cui molti sarebbero tentati di andare short, in realtà non è così, non è così perché in questo non è. Ovviamente non succede sempre così, ma statisticamente vi dico, è più vincente questa cosa di aspettare che faccia questo movimento. Infatti il prezzo poi sembra che scenda, ma in realtà poi risale, va su, si ferma e poi è tutta un'altra storia. Però qui vi avrebbe evitato di andare short e quindi prendervi questo stop. Conclusione, la cosa importante. Conclusione di questa presentazione, poi andiamo a vedere oggi sul mercato cosa è successo. La cosa importante è individuare i livelli chiave. Enorme vantaggio sapere di quanto si muove il prezzo e quindi in questo modo si riesce a ingaggiare perfettamente i movimenti. Adesso andiamo a vedere se quello che dico è vero o no. Lo vediamo sul mercato. Andiamo a prendere l'S&P 500. Se noi andiamo a prendere l'S&P 500 e partiamo da ieri, poco prima dell'apertura, il livello chiave, e lo potete, mi sembra che sia abbastanza evidente come un livello importante sia questo, è il minimo di tutta la mattinata, di tutta la notte del lunedì prima, era un minimo che non era stato toccato per un po' di tempo, quindi questo era sicuramente un livello importante. 1853,75. Il prezzo risale, si ferma e
esattamente al 1858,75, quindi 5 punti sopra. Qui si ferma, poi quando rompe, guarda caso, ha la forza per arrivare fino qua. E questo è quel discorso che vi dicevo anche prima, di evitare dei falsi segnali, degli errori. Qui magari uno diceva, qua è iniziata la discesa, ok, effettivamente poi è tornato giù, qua anche qua diceva, è tornato sul precedente massimo, dice, torna giù. In realtà doveva ancora fare i suoi 5 punti, e infatti è tornato fino qua, li ha toccati in maniera perfetta ed è ritornato ancora fino qui, quindi 1853,75, 1858,75, 1863,75, sono sempre 5,5 punti. Qui un pochettino sbava, però se lo stop non era proprio ultra ultra stretto non mi avrebbe dato problemi. Guarda caso, poi sale, sale ancora e va ancora a prendere 1868,75, non ci arriva per 2 tick. Torna indietro, torna ancora sul 1863,75. Qui sì che ha un po', non è stato preciso. Quando però ritorna su, ritorna ancora sulla famosa linea di 1868,75 e quando la rompe fa ancora praticamente 5 punti secondo i ticchi. Da 1868,75 va su 1873,75. Tenete sempre comunque in considerazione che va bene essere precisi, e queste linee sono precise, però anche una variabilità di 2 punti, di 2 tick, 3 tick. Parlo sempre facendo per riferimenti più 2 o 3 tick, ci stanno, quindi in questo caso 2 tick, un tick si sta parlando di 0,25, comincia per dire con l'altro ovviamente fate il rapporto. Il prezzo torna ancora giù, va a ripescare ancora 1868,75, torna su, prende ancora perfettamente, in maniera veramente perfetta, 1873,75. La prende ancora qua, fa cerca qua di rompere, ma poi torna indietro, ritorna qui, ci rimbalza ancora in maniera perfetta e poi a un certo punto rompe. Oggi pomeriggio inizia la grossa discesa. Cosa fa? Quando rompe 1868-75 fa una botta in blu e guarda caso arriva fino alla precedente linea 1863-75. Il mercato è estremamente negativo, non ha voglia di risalire, di rimbalzare, rompe ancora, ritesta in maniera perfetta 1863,75 e da lì fa ancora una botta in giù. E arriva 1858,75, rompe, torna un po' su, ritesta ancora 1858,75 e fa ancora la botta all'ingiù. Qui effettivamente fa un falso segnale, una specie di rottura, ma poi ritorna sopra, ma ancora la congestione si crea ancora esattamente come supporto della congestione 1853,75 e qui poi la rompe e va giù ancora. Qui non ho segnato le ultime linee perché non ero davanti al computer, probabilmente non sono state più precise, non sono state ancora precise come prima, vediamo, leggiamo. Dobbiamo metterla a 1848,75 e in effetti questa non ci avrebbe detto granché. Però devo dire che, visto che siamo partiti da un solo livello chiave, che era questo, creato ieri pomeriggio presto, e da qui praticamente abbiamo trovato 1, 2, 3, 4, i 4 livelli su cui praticamente il prezzo si è mosso in maniera quasi perfettamente per tutta la giornata di ieri e ancora per tutto oggi, ci avrebbe dato veramente tanti segnali giusti per fare trading, sia di rimbalzi, come in questo caso, e come in questo caso, sia di rotture, come in questo caso, qua di rimbalzi, qua di altro rimbalzo, qua di ancora di rimbalzo, qua di rimbalzo, qua di rottura, qua di rottura. Ok? Ci sono domande? Vediamo se c'è qualcuno che. No, non vedo domande di sorta al momento. Andiamo a vedere allora invece il FTSE.
Allora, adesso per evitare di far confusione, cancelliamo queste linee qua, riguardavano ieri, e andiamo a vedere invece oggi. Abbiamo detto che si muove di 100 punti. Banalmente, prendiamo, qua è l'inizio di oggi, qui, punto d'inizio, che è il massimo poi della proprio di 3 minuti, è 20.875. Mi aspetto che il prezzo, visto che scende, mi aspetto che faccia 100 punti, da lì mi aspetto che rimbalzi. E infatti, quando arriva a 20.775, guarda caso, con una perfezione assoluta, rimbalza. Non ha la forza per arrivare ancora su 865, a metà torna indietro, ma ritorna esattamente su 775 e da lì rimbalza ancora. Sì, questa volta sì che ha la forza per arrivare fino a 875. Il prezzo si ferma ancora un attimo, quando ha la forza per andare ancora su, guarda caso, arriva perfettamente a 20.975. 870, vabbè, un tick sotto. Il prezzo a quel punto lì sta per tutta la mattinata e inizio pomeriggio dentro tra queste due linee, tra 970 e 875. Ci rimbalza ancora qua e qua c'è un altro bel punto per poter fare un'operazione, perché dopo che ho fatto questa discesa qua c'è un altro punto per andare long e sfruttare ancora questi 100 punti. Ritorna giù, quando rompe, guarda caso cosa succede, rompe. Va lì, ritesta ancora la linea, tour e va giù, ritesta ancora la linea e boom, va giù. Va ancora a ripescare il precedente, il minimo della giornata, il minimo della mattinata, da lì lo prende come, lo rompe, lo prende come resistenza, lo testa una volta, due volte, praticamente tre volte, e da lì fa ancora la botta in giù. Qui il prezzo ancora fa un po' di congestione e quando rompe, boom, altra botta lì giù. Poi vabbè, c'è stato l'ultimo, non prendete in considerazione gli ultimi 10 minuti di chiusura del FTSE, perché ovviamente lì ci sono un po' le operazioni di chi deve chiudere le operazioni durante la giornata, sulle aspettative anche di quello che poi farà l'S&P 500 poi del resto durante la serata, quindi questo, gli ultimi 10 minuti non prendete come, non fanno testo. Avete comunque la cosa bellissima è che questa linea determinata dal primo minuto, dal primo secondo di contrattazione, praticamente ha determinato perfettamente, ha ingabbiato perfettamente il movimento del prezzo di tutta la giornata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sfruttando i rimbalzi e le rotture si potevano fare veramente tante belle operazioni. Ora, vi aggiungo il mio trading desk è fatto oltre dall'S&P 500 e dal FTSE MIB, anche dal Nasdaq e dal DAX, perché mi servono come confronto. Chiaramente, se il FTSE arriva su un livello importante su cui mi aspetto un rimbalzo e nello stesso tempo ci arriva anche il DAX, avrò una conferma del segnale, quindi una conferma che lì probabilmente il nostro indice li rimbalzerà. Quindi riprendo come riferimento il DAX e anche il Nasdaq, soprattutto appunto nel pomeriggio, S&P 500 Nasdaq e FTSE DAX. Grafici. Io guardo i grafici a un minuto, perché comunque ho anche un passato da scalpore, quindi mi piace guardare movimenti velocissimi. E comunque vi dico, è comunque il time frame migliore, perché migliore, il time frame più significativo, perché è comunque quello che viene utilizzato anche dai software per questi trading, dalle macchinette. Quindi imparare a guardare il grafico a un minuto vi permette anche di vedere quelli che sono poi i veri movimenti creati da questi software. Quello che vi assicuro, potete tranquillamente fare come prova, è che se voi prendete questo grafico, queste linee con il grafico un minuto e lo cambiate, questo grafico lo mettete in 5 minuti. Adesso però mi andate indietro.
vedete che comunque queste linee hanno funzionato ancora in maniera perfetta. Queste linee qua, ad esempio, queste oggi, vedete che lo ritrovate ancora. Queste linee sono esattamente quelle che determinano i movimenti significativi della giornata. Con time frame superiori diventa più difficile invece individuare questi punti chiave. Quindi diciamo che tra 1 e 5 minuti va benissimo, vanno bene tutte. Ovviamente le entrate, come abbiamo detto, sono i rimbalzi e i breakout di queste linee. Qui vi devo dire, ovviamente, tutto bello, però attenzione che ci sono anche una serie di accorgimenti, nel senso che magari ci sono giornate un po' più difficili rispetto a quella di oggi, ad esempio magari su FTSE MIB, dove non è così semplice individuare il livello chiave importante, il livello chiave da cui parte il tutto, oppure situazioni un pochettino più complicate dove le linee ci sono ma a un certo punto traslano. Quindi quella che era la linea, quelle che erano queste due linee, tre linee, qui a un certo punto si succede qualcosa e il livello chiave non sono più queste, ma si crea un nuovo livello, magari facciamo così un esempio a caso, il livello chiave è qua e a quel punto lì le linee non saranno più 970, 875, 775, 775, ma magari diventano 930, 830, 730. Ovviamente lì bisogna essere capaci di individuarle queste traslazioni di linee, e questo, vabbè, vi dico, è una cosa che ci si arriva con un bel po' di esperienza. Diventa anche un po' difficile arrivarci da solo, nel senso che, vabbè, se volete fare una specie di training con me, allora a quel punto lì, chiaramente lavorandoci insieme per 2 giorni, anche essendo seguiti anche per i giorni successivi, magari riuscite ovviamente a trovare in maniera più facilmente queste traslazioni, come comportarsi quando si creano, quando succedono queste cose. Ovviamente poi ci sono anche una serie di accorgimenti che uno, cioè in pratica io, che ho trovato ovviamente con l'esperienza, lavorandoci sopra per anni, alla fine trovi una serie di accorgimenti che ti permettono di migliorare i rendimenti, le percentuali di operazioni positive e negative. Ora, questo è un metodo in cui gli stop si prendono, però chiaramente se ne prendete 3, una cosa è su 10 operazioni prendere 3 stop, una cosa è prenderne 5 o 6. Quindi tutti gli accorgimenti sono fatti apposta appunto per riuscire a migliorare questa percentuale di operazioni positive. Mi aggancio al discorso degli stop, che è una cosa molto importante, nel senso che vi dicevo che comunque questo è un metodo, non è un metodo in cui si fa un'operazione al giorno, in cui non si prendono gli stop, si fanno tante operazioni e se voi mettete uno stop stretto prenderete anche tanti stop. Ma comunque l'utile, il profit è così più grande dello stop che anche se prendete magari 2 stop, una sola operazione positiva vi permette comunque di andare in utile. Quindi qui ci sta la grossa decisione, la grossa scelta, che però dipende da ciascuno di voi: meglio lo stop stretto, tante operazioni chiuse in stop, poche operazioni positive, ma le operazioni chiuse in stop sono piccole, o meglio uno stop largo, quindi faccio tante operazioni positive, poche operazioni negative, ma quelle poche negative pesano tanto e mi mangiano tanto, quasi tutto quello guadagnato. È una questione molto soggettiva, mentre i punti di entrata con questo metodo sono oggettivi, perché sono questi, long, short, short, long, short, short. E via dicendo, mentre i punti di entrata sono abbastanza oggettivi con questo metodo, il discorso dello stop è un discorso molto soggettivo che dipende appunto da ciascuno di voi. Ora vi dico, io prediligo di più uno stop più stretto, abbastanza, dipende su stretto o abbastanza stretto, perché comunque questo mi fa stare più tranquillo. Ci sono una serie di motivazioni che poi andremo, cioè, chi poi vedrà il corso proprio verranno trattate in maniera molto lunga, però ci sono una serie di motivazioni. Comunque diciamo che la cosa importante è che uno ti dà comunque meno ansia, ti dà la possibilità di lavorare, di fare più operazioni utilizzando uno stop stretto, e soprattutto ti dà la possibilità, cosa fondamentale in questo video, di girare la posizione.
Perché se io qua tengo uno stop stretto, qua io vengo stop e vado long, perché io qua dovrei andare long, vengo stoppato e giro la posizione e mi prendo questo short. Se io tengo uno stop largo, a un certo punto verrò stoppato e finita lì. Ho preso una grossa perdita, ma non ho più la possibilità di girarmi, perché qua se io lo stop lo metto qua, sono qua in questo caso la discesa è stata così grossa che mi sarebbe andato bene anche girarmi, ma in realtà solitamente non è così. Dopo che hai già fatto questa discesa, non posso dire adesso che ho già fatto questa discesa, ho preso lo stop, mi giro la posizione e vado short ancora. Quindi meglio lo stop stretto, meglio prediligo lo stop stretto, e quello che vi posso dire è che ogni strumento, per ogni strumento io ho trovato quello che è lo stop migliore, ho ottimizzato gli stop per ogni strumento, quindi su Fujimib saranno X-TIC, sull'S&P 500 un altro Y-TIC, sul DAX un altro, sul NAV un altro, sull'Eurodollaro anche un altro, sul dollaro yen e via dicendo. Quello che vi posso dire di questo mese, poi per arrivare alle conclusioni, visto che ormai siamo negli ultimi 10 minuti, è un metodo comunque semplice, perché comunque si tratta di individuare su delle linee e poi sfruttare rimbalzi e breakout, ma il che semplice non vuol dire che sia banale e non vuol dire che sia una stupidata. In realtà c'è bisogno di un po' di tempo per farci sulla mano, c'è bisogno di imparare gli accorgimenti. Tenete sempre ben presente che comunque qua io vi ho fatto vedere, quindi vi ho dato la conoscenza di questo metodo, ma poi saperlo usare è tutta un'altra cosa. Io lo dico sempre, anche io sono, per imparare a fare, io sono partito da zero anch'io, adesso faccio trading da tanti anni, faccio anche gestore, faccio consulente, quindi assisto grossi patrimoni, ma ci sono arrivato perché ho studiato, ma anche perché comunque sono andato a imparare da qualcuno, mi sono messo di fianco a lui e ho visto tutto quello che faceva per qualche giorno, e quindi li apprendi molto molto di più che non starli a leggere 25 libri o comunque farti tutti i webinar gratuiti, perché i webinar gratuiti funzionano, vi dico fateli, li ho fatti anch'io, però il webinar gratuito ti dice un metodo, ok, che c'è, dopo da lì saperlo fare, saperlo usare è tutta un'altra cosa. Perché quando poi vi trovate una giornata un pochettino più incasinata, dove il livello non viene rispettato in maniera perfetta, poi dopo vi è facile che poi saltate subito e fate una serie di errori. Il Sì, metodo comunque scusami Alessandro se ti interrompo. Chiedevano se era possibile usare questa tecnica su delle azioni, ad esempio un credit. Allora, esatto, allora sulle azioni che si muovono abbastanza, come appunto, che si muovono bene come i crediti, come Fiat, sì, però onestamente vi dico, non è il massimo, nel senso che sono titoli un pochettino più nervosi, le azioni sono un pochettino più nervose degli indici, o delle valute più trattate, delle valute più liquide, quindi anche degli indici più liquidi. E quindi in un certo senso, per quanto possano riescano a controllarle, certe volte comunque fanno degli spike, comunque non dico degli spike, ma comunque delle piccole, magari vengono fatte delle rotture, ma comunque di qualche tick, quindi poi ti prende lo stop e poi torna indietro, rispetta la linea, ma in realtà ti ha fatto una sparata fino a qua e ti ha fatto stoppato, che tu magari hai puntato sul rimbalzo. Quindi vanno bene, si trovano i movimenti, l'ampiezza, vengono rispettati anche loro questi livelli importanti, però sono, essendo un pochettino più nervosi, essendo fatti in un certo modo, danno più falsi segnali. Quindi comunque io consiglierei comunque di stare di più sugli indici e sulle principali, le tre principali valute per lavorare con questo metodo. Poi quello che vi volevo dire appunto era quello, appunto, cercate comunque di andare a imparare, di non fare completamente da soli, non sto parlando solo del mio metodo, in generale quello che veramente vi consiglio è formarsi, per formarsi ci vuole un bel po' di tempo e non mi faccio problemi a dirvi che magari servono anche più corsi per poter diventare veramente bravi, e dovete pensare una cosa, che il mercato è fatto di tutti gli operatori bravi, più bravi di voi. Se voi volete cercare di guadagnare, volete guadagnare, dovete diventare bravissimi. Quindi non vi dico che non dovrei venire a guadagnare, come ci sono arrivato anch'io, come ci sono arrivano altre,
ci potete arrivare anche voi, ma dovete veramente studiare, ma non basta studiare il libro, studiare il singolo webinar, bisogna fare anche dei corsi seri, bisogna mettersi lì e stare tanto tempo e anche trovare anche qualcuno che vi passa per velocizzare un attimino la questione, che vi passa anche l'esperienza che ha di 2, 3, 5, 10 anni che ci lavora sopra, perché sennò ora che voi fate l'esperienza continuate a perdere soldi, perché la realtà è che uno qua per imparare, imparare vuol dire comunque perdere soldi. Fino a quando uno diventa bravo e inizia a guadagnare soldi, non è che c'è. Non è che il problema è, non è come quando giochi a tennis o vai a sciare, che il problema è, vabbè, hai perso la partita qua, se non sei bravo perdi soldi. Detto questo, qualche altra domanda? Non ci sono altre domande al momento. Ok, se no io vi faccio vedere un altro esempio di sempre appunto così, così andiamo a vedere per un'altra di queste linee, ad esempio di ieri. Ieri, ad esempio, sul è stata una giornata molto più comunque complessa per quanto le serie di piani non siano funzionato, perché comunque se noi andiamo a togliere, togliamo ad esempio quella di oggi. Allora, i livelli che hanno funzionato veramente sono stati questi. È stato. Ok, quindi anche in questo caso è stato il livello di partenza della giornata, come anche oggi, casualmente sono cose, ripeto, ogni volta dipende dal punto di partenza, piuttosto che una congestione, massimi, può essere qualunque cosa, dopo l'uscita di un dato, il livello dove il punto di svolta dopo l'uscita di un dato, una serie di cose. Anche in questo caso il punto di partenza era stato proprio il minimo dell'apertura. In realtà qua non aveva preso perfettamente, perché poi il prezzo l'aveva un po' superato, però poi dopo è tornato indietro, qui si è fermato, l'ha rotto, ma non è raggiunto, non è andato giù, non ha fatto ancora 100 punti. Però poi dopo quando ci è ritornato dentro, guarda caso, è stato poi il prezzo dove i due livelli dove il prezzo c'è stato per una gran parte della giornata. Quindi. Poi ancora qua, qua e qua, fino a metà pomeriggio. Attenzione però che si poteva individuare anche, vedete quello che vi parlo anche di traslazione delle linee, che cos'è? Che qua un bel punto di entrata poteva anche essere questa traslazione qua. Se io traccio la linea così, questo è comunque il minimo del giorno, è comunque un livello importante. Ora, io lo tengo comunque segnato, no? Questo. Guarda caso, il prezzo quando ci ritorna lì rimbalza, me lo posso aspettare. Poi quando rimbalza, guarda caso, dal 20.650 torna su e fa i suoi famosi 100 punti e arriva a 20.750. Eccolo qua. Vedete che qua, quindi si poteva sfruttare ad esempio questo movimento nel pomeriggio. E poi questa linea, per la conferma che abbia funzionato, infatti quando poi è risalito in chiusura, guarda caso adesso poi ha proprio chiuso, si è andato ad appoggiare ancora su questa linea. Quindi vedete che in questo caso c'è stata fondamentalmente i prezzi sono mossi all'interno di due linee, quelle blu e quelle rosa. Chiaro che per lavorare in una giornata un pochettino più, se vogliamo, complessa come questa, appunto, bisogna appunto sapere un po' di accorgimenti e lavorarci sopra per evitare di non prendersi troppi falsi segnali, troppi stop.
Quindi niente, io quello che vi concludo dicendo è che comunque quello che faccio nei miei corsi sono comunque 2 giorni a mercati aperti, in cui poi vediamo tutte le operazioni che si possono fare appunto sia su Fuzzy Mib, sia su 500, euro-dollaro, dollaro-yen e dicendo, e vediamo tutti questi accorgimenti per cercare di migliorare le percentuali di operazioni positive e negative, evitare quali segnali e come lavorare in particolari momenti della giornata. Quindi l'uscita dei dati, quando ci sono gap, quando ci sono cose particolari, l'apertura dell'America e via dicendo. Ovviamente uno si può anche portare al computer e fare anche operazioni insieme. Quindi se non ci sono altre domande, io avrei finito. Perfetto, perfetto. Appunto, se ci sono domande, questo è il momento, prima delle conclusioni. Se non ci sono altri quesiti, passerei appunto ai ringraziamenti. Aspettando un attimo, ma sembrerebbero non esserci effettivamente altre domande. Ringrazio tutti i partecipanti per essere stati con noi questa sera, ringrazio veramente Alessandro Brunelli di Trading Milano, ricordo che tutti i corsi, comunque con questo compreso, sono registrati, sono disponibili nella nostra pagina, nella privata del nostro sito all'archivio webinar. Se ci sono dubbi, domande, insomma, su quanto visto, potete contattarci. Il sito lo conoscete su supertradingonline.com, sui soliti canali e chiaramente anche poi direttamente Alessandro Brunelli sulla mail che vedete comunque Alessandro Brunelli che ci ha ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio chiaramente Alessandro per la lezione, come sempre. Di questa sera e vi rimando al prossimo webinar, giovedì 20 marzo, marzo prossimo, Trading Planning Multiday con Angelo Bruno. Grazie a tutti e buona serata.